Bla 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 bla. Allora, amici miei, amiche mie, ok, l'audio funziona. Condividiamo. Ciao amici e amiche di Twitch! Ciao Streamlabs! Salutiamo sempre il nostro amico Streamlabs perché lavora a gratis, eh? Quindi no, 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 scusa, scusa. Salutiamo Streamlabs perché lui lavora a gratis. Ciao Giulia, amica mia! Stavo salutando l'amico Streamlabs. Grandissima, grandissima. Allora, Stream Elements, eccolo qua, ho anche sbagliato, l'ho chiamato Streamlabs. Scusami Stream Element, non ti arrabbiare, ti ho sbagliato il nome anche, eh? Ok, stavo condividendo la live nel gruppo di scuola del Classroom, eh? Mi raccomando, speriamo di no. Ecco, vi aspetto per pizza, virgola, birretta e GT7 in live e in. Ciao amici! Grande Sharder! Andiamo subito a vedere le livree, amico mio! GT in live su Twitch. Mitici! Non parlare di amici già da adesso. Boris! Grande Maurizio! Oh, scusate, io penso che la telecamera di là. Grande Maurizio! Ciao, amico mio! Allora, entriamo in una mega live, livezza pazzesca. Vediamo stasera se facciamo i numeroni, ragazzi! Siamo già 5, dai, dai, dai! No! Devi mangiare! Grande Maurizio! Dai, Sharder, mangia, mangia, mangia una bella pizzetta o quello che c'hai da mangiare insieme in allegranza con la compagnia del mitico Marco Drums. Grande Maurizio! Sto condividendo la livetta. Guarda Maurizio, ti voglio far vedere una cosa fighissima. Oh. Allora, vediamo un attimo perché non ho ancora acceso il. Ah sì, avevo già acceso il volante. Sì, bellissima chat. Guarda, Maurizio. Cos'è che ti devo far vedere? La livrea che mi ha fatto Sharder. No, no, quando sono entrato stai parlando di mangiare. Ah, ok, può essere. Mi sono dimenticato. Guardate questa macchina che figa. Spirit Nova. Beh, ha fatto una gran figata, eh? Glielo mettiamo un cuoricino al ragazzino? Bravo! Sì, un bel cuoricino al ragazzino ci sta. Allora, ciao amici miei. Sì, è vero, stavi parlando di pizza. Ah, è vero, hai ragione. No, tra l'altro, ragazzi, la pizza è anche bella, guardate la livrea che ha fatto Shard. Mitico Shard, devi fare una livrea per il mio amico Maurizio, eh? Per Morris, bisogna fare una livrea così per Morris. Mamma, che bella, che bella. Sì, assolutamente, Maurizio, ti voglio fare una livrea per la tua Huracan, per questa qui, Sharder. Tra l'altro possiamo farcela anche noi, Sharder, la livrea per la Huracan, eh? Comunque, perché è un bel macchinone. Mi fai una livrea commissionata da parte mia al grandissimo Maurizio e ti pagherò in bacini, ok? Ti do tanti bacini. Sì, no, no, la Huracan è tanta roba. Allora, fatemi vedere un attimo dove sono i miei amici. Grandissimo Luigi! Ciao Luigi! Ciao amico mio! Buonasera Luigi! Grande! Allora, devo fare un sacco di soldi. Allora, guarda. Guardate ragazzi, il mio amico, guarda Luigi, il mio amico Sharder Design, che cosa fa? Che livree mi fa? Io ho queste livree strafighe perché devo solo ringraziare il mio amico Sharder, il mio amico Marco, che si chiama come me. Tanta roba questa livrea, tanta roba, Sharder, non ti do un bacio perché. Ti do un bacio lo stesso. Bravo, grazie, grazie, grazie. Un bacio di Marco Drums. Wow! C'è un altro nome. Ciao ragazzi, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. C'è un altro nome.
Vediamo un attimo. Guarda da sopra. Ah, ok, allora c'era, non lo vedevo. Allora, ok, ce l'abbiamo. Andiamo subito a metterla, ragazzi. Mamma che meraviglia! Questa è quella di Kevin, sì. E questa è tua. Bellissima anche la tua, bellissima. Oh, e il bello è che Sharder. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Guardate le livree di Marco Drums Games Channel e del team Racing Team che abbiamo, che stiamo creando, che vogliamo fare. Ognuno con una bella livreotta fatta apposta del Marco Drums Games, Games Racing Team. Ok, andiamo subito a metterla e a provare la mega livrea che mi ha fatto l'amico Sharder e vediamo che cosa c'è scritto sulla livrea. Allora, tanto per cominciare, andiamo a prendere la macchina giusta. Perché non so se voi lo sapete, ragazzi, ma bisogna prendere la macchina giusta per poter mettere la livrea. E io chiaramente, eccola qua! Bella, bella sta mazza. Sta mazza è bella, sta mazza è bella. Poi andiamo a vedere il biglietto, a vedere se mi portate fortuna, amici miei, se mi portate un botto di fortuna. Sì, io stavo parlando di pizza prima, eh. Dai, 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 tanti soldi, tanti. Ah, vabbè, per fortuna non sono proprio pochi soldi, sono medi. Soldi medi, eh? A Marco Drums non va mai di culo che arrivano tanti tanti soldi. Vabbè, fa niente, dobbiamo farmare come i pazzi. Allora, una volta che noi abbiamo selezionato l'auto, dobbiamo andare in GT, dobbiamo andare in personalizzazione. Vi faccio vedere anche un po' il percorso, ragazzi, se non avevate ancora modificato la vostra auto. Eccola qua. Madonna, non vedo l'ora di vederla. Quanti soldi mi fa spendere l'amico? Gratuito! Gratuito è ancora più bello, eh? Gratuito, ragazzi, è ancora più bello, che non devo spendere soldi per poterla montare. È ancora una cosa più figa. Sì, vi dico la verità. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti. Buona birretta a tutti. Buon venerdì sera a tutti, eh? Tra un po' arriverà Carla. Ah, grazie, grazie, Giuli. Tra un po' arriverà Carla che è andata a camminare. Lei sì, è veramente brava, io invece ho il panzotto. Allora, vediamo un attimo dall'alto, eh. Quante cose da vedere, amico mio. La 24 ore del Mars. Vediamo, vediamo il nome di Giulia. Giulia! Giulia S.A. Hai visto, Giulia? E purtroppo non riesco. Amazon Prime, perfetto. Unity, belli. Giulia, sì, eccola lì dietro, l'ho vista. Sei anche tu, amica mia, sulla mia automobile. Grande, grande Sharder, grande Giulia, grandi, grandi tutti. Andiamo a correre con questa bella. Non la vedi? Aspetta allora, Giulia, aspetta che te la faccio vedere meglio. Vediamo un attimo. Aspetta, Giulia, sì, l'ho vista anch'io a Editor Livrea. Apri design. Esatto, Luigi è lo sponsor di Marco Drums. Lavora senza niente, non diciamo certe cose. Allora, vediamo un attimo. Non diciamo stupidate, ragazzi, mi devo pettinare un attimo perché sinceramente sono un po' spettinato. Guardate qua i capelli dietro come sono. Devo andare dal barbiere. Mi taglio i capelli? Marco Drums, un marchio di qualità, grazie amico mio, anche tu sei un marchio di qualità incredibile. Allora, vediamo un attimo. Oh, raga, eccola qua, Giulia, la vedi? Lo vedi qui? Ciao amici di Twitch, vi sto facendo vedere la nuova livrea che mi ha fatto il mitico Sharder Design. C'è anche il nome della moderatrice più brava del pianeta, che è la Giulia. Grandi, grandi, grande Sharder. Allora, avete presente, ragazzi, quei quadri in cui voi buttate l'occhio e vedete due o tre cose, no? E poi ci guardate ancora e ne trovate altre. Le livree di Sharder sono così. Allora, noi adesso vediamo queste cose, poi pian pianino, man mano che le guardiamo, ci sono scritte, ci sono cose che fa in rilievo, cose fighissime che si scoprono solo col tempo. Live on Twitch, bellissimo, bellissimo, guarda. È veramente bello, è veramente bello. Grazie, grazie. PS5, Trust, Amazon, YouTube, hai messo YouTube, bravo, bravo. Bravissimo, Sharder. La 24 ore di Le Mans. Allora, ragazzi, visto che è nominata la 24 ore, andiamo a farci una 24 ore di Le Mans.
Io direi di farci una bellissima 24 ore di Le Mans. Ringrazio Bardal91 e Carletto che si sono iscritti al canale. No, Sharder ormai è di un livello superiore, quindi penso che ne abbia piene anche le scatole di sentirsi dire che è bravo, perché lo sa. È veramente bravo a fare le livree, è veramente bravo a trovare l'alettone, la parte più difficile da fare. Lo so, amico mio, io ho provato a farne una e se vi faccio vedere qual è, ragazzi, vi mettete a piangere, no? A ridere. Quindi quello che fa Sharder è veramente tanta roba. Io ti ringrazio, amico mio. Sì, Sharder pensa a tutti, bravo amico mio. E giochiamo stasera a Sharder, quindi non fare cazzate che dobbiamo giocare insieme. Sì, Sharder. Il problema non è che ci piaccia o non ci piace, il problema è che ti romperò le scatole all'infinito a farne, ecco. Finché un giorno tu dirai, Marco, io non seguo più il tuo canale perché mi hai fatto fare troppe livree a gratis. No, no, raga. Ci sta. Dobbiamo fare. Oh, incredibile! Mi è venuto addosso. Allora, siamo sulla mitica Le Mans, visto che è scritto sulla macchina, andiamo. Ai, caramba! Allora, non è come Formula 1 che spacchiamo gli alettoni qua, Ieri sera, se eravate in live sul Formula 1 2021, amici miei, spaccavo alettoni come se non c'era un domani. Piovere, piovere alettoni. Basta toccarli dentro così e un alettone va. Sì, Sharder è un grande. Sharder è uno di noi. Infatti, ciao Lord, grandissimo! Skyrim uccide draghi. Allora ti chiameremo l'uccisore di draghi. Oh, ragazzi, non stiamo facendo più i titoli, I titoli. Ho voglia di giocare un po' con i titoli. Il Lord Dragatore. Il Lord Dragatore è bellissimo. Allora, ragazzi, stiamo correndo a Le Mans. Mi piace. Il Lord Dragatore. Lordatore. Ma mettici anche il drago, Giulio. Lord Dragatore. Sembra uno che c'ha la Huracan, la devo fare per Lord. Sì. Allora, Sharder, ti commissiono a titolo gratuito, così non lo mettiamo neanche nella dichiarazione dei redditi che va fatta adesso, già mi rompo un po' le scatole, una bella livrea all'amico Lord, una bella livrea all'amico Morris e Maurizio, quindi una bella livrea a loro, ci sta. Anzi, quella lì di Morris e Maurizio, se puoi farmi la cortesia, amico mio, sulla Huracan di farla prima delle altre. E poi ci facciamo la Yurkan anche noi. Una Marco, una Bragali, una Sharder. Minchia Sharder, tu non giocherai mai più a questo gioco, farai solo livreatore. Il livreatore. Non saprai neanche più che macchine vendono per giocare perché farai solo livree. Oh, comunque potrebbe essere anche una cosa che ti fai pagare per fare le livree, sarebbe anche magari un secondo lavoro non male. Oh, hai visto sto scemonito? E noi intanto che corriamo alla Le Mans ci beviamo la birretta. E intanto per mettere giù la birretta sono anche andato contro il muretto. Questa macchina viaggia, vi devo dire la verità. Ragazzi, visto che siamo in parecchi, per vedere quanti eravamo dentro sono andato nel ghiaietto. Nel ghiaietto invece la Alfa Giulia che ho comprato ieri viaggia di brutto, È proprio una macchina da ghiaietto, devo dire la verità. Stavo pensando, liberato official Marco Dran Spisa, esatto. Esatto, non avevo neanche visto la curva qua, mi sa che la birra sta già facendo effetto, raga. No, ti stavo dicendo, Livreator, è tipo Super Liquidator, no? Il Super Livreator. Ti stavo dicendo, volevo portare sul canale anche Bloodhunt, che è il gioco dei vampiri, e volevo chiedervi se a voi potrebbe. Vabbè, il verbo non. Se vi. Oh, questo qui ha frenato il birratore che è già ubriaco.
E sto sudando già dopo due sorsi di birra con limone, quella con limone, quindi ragazzi, se bevo una birra intera, quella doppio malto, sono sdraiato sul divano, altro che fare una live di 2 ore. No, se vi piacerebbe, penso che sia questo il verbo giusto, devo andare a ripassare un po' l'italiano dalla maestra. Buona quella con limone, sì, è buonissima, buona, non faccio la marca, è quella con la P, buona, al limone, ci sta di brutto. E come si dice, sta macchina è un chiodo, è tosta, non sto usando le marce manuali perché è una rottura di scatola su sta pista. E dopo le mettiamo, dopo arriva anche Carla, arriva Olivia. A me piace quella sarda, sì, anch'io, quella non filtrata, bellissima. Facciamo la gara con questa, assolutamente sì, perché poi dopo voglio vedere anche il replay. Ah no, tra l'altro quando facciamo le gare online non si vede il replay, vabbè, fa niente. Comunque facciamo la gara con questa perché ti sei sbattuto per farla, quindi dobbiamo farla per forza. La gara con questa, anche perché è un mezzo della Madonna. Sinceramente, Shard, se li troviamo un assettino a questa macchina qui è tanta roba, eh. Ah, c'è anche la settima. Ah sì, è vero, se salva si può guardare, è vero, quello è ragione, non me lo ricordo mai. Ieri sera è stato molto bello la live di Formula 1, anche se non c'era tanta gente, ma molto molto bella, mi è piaciuto rifare il Breaking Point in preparazione al Formula 1 2022 che arriverà sul canale di Marco Dramiti insieme, perché l'ho già comprato. E come dire, l'ho sverniciato sorpassandolo d'esterno. Ciao! Allora, ieri sera ho corso con le calze e mi sono smangiucchiato tutti i piedi sotto. Allora, stasera sto correndo con le ciabatte, perché ragazzi, fa un caldo becco, ok? Fa un caldo veramente boia. Se sentite un po' di rumore nella mia voce, scusate, ma il ventilatore, ma non ci si può fare niente. Un ventilator. Allora, sta macchina è un chiodo, però, quando io dico un chiodo a una macchina, ragazzi, vuol dire che è tanta roba, che è incollata all'asfalto e quindi si riesce ad andare di brutto. Pensate che io sto correndo a livello difficile, manca un giro, fa un caldo, mamma mia, ragazzi. Allora, il caldo ci vuole, l'estate deve arrivare, perché così almeno tutti vanno in giro con... Oh! Ma questi lo fanno apposta a frenare così tanto? Bisogna vedere un po' le signorine che vanno in giro tutte belle svestite, che ci si sta dentro di brutto in questa cosa. Ma per lavorare il caldo è veramente tanta roba brutta, però vabbè. Ci si abitua sempre. È meglio il freddo, ma ragazzi, il freddo inizia a costare un po' troppo caro, Tra gas, pellet, legna, comincia a costare più caro scaldarsi che mangiare tra un po'. Vabbè, speriamo di no. Allora, livello difficile. Questa macchina è un chiodo, ragazzi. Ho fatto un paio di errori, penso, 2 o 3 orrucoli. Uno perché stavo bevendo la birretta. Abbiamo persino le persone con i calzini e i sassi. Esatto, assolutamente. Io questa cosa non la faccio. O mi metto le calze o mi metto i sandali, Però posso anche capire chi li usa, perché a volte ci sono dei sandali un po' non troppo fatti bene che ti fanno sminchiettare il piede sotto, no? E allora uno mette le calzelle, così. Ma che le calzine, così dice, almeno non mi si sminchia tutto il piede sotto, che vi arriveranno le fiacche. Allora ragazzi, possiamo fare un sondaggio veloce senza fare sondaggio? Marco Drums arriverà primo? Secondo voi siamo a metà giro, Il tipo è qui davanti, penso già di bruciarmelo. Eh sì, amico mio. Bisognerebbe anche imparare a fare qualcosa tipo i pomodori, i fagiolini,
incominciare a lavorare un po' la terra. Io andavo sempre con mio zio che c'era al campo e qualcosa me lo ricordo ancora, però non mi ero perso la parte di quando si semina, di tutte quelle cose lì. Io andavo solo a raccogliere, così mangiavo i pomodori direttamente dall'alberello lì, i fagiolini e ci avevano anche le zucchine e è una moda, una composizione, non so che cosa, di che cosa? Ah, di andare in giro con le guarda, se vuoi ti do una moda anch'io, c'è tante di quelle mode io che se da venderle, le mode che c'ho io. Oh, questa è ibrida, ecco perché viaggia. Oh, arrogantello ragazzo. Arrogante, eh? Ma guarda quella ibrida lì come viaggia. Sì. Il problema sarà che poi non possiamo più streamare e giocare con la PlayStation. Perché se arriviamo a quel punto lì, credo che la corrente la dobbiamo fare con la dinamo. Vediamo se riesco a fregarlo nelle ultime curve, sto birbantello qua, con la ibrida. Oh raga, tensione, tensione. Le ultime curve. O lo frego adesso o non lo frego più. Non ci credo, mi si è intraversata la macchina. E non è una cosa fattibile. Perché si è intraversata la macchina? Vabbè. Oh, no, non ti giuro, non so perché frenando si è messa di traverso, però sono arrivato secondo. Oh! Voglio vedere il replay. Hai ragione. GR7 Gran Ruspa 7. Andiamo a vedere intanto che mi bevo la bigliettina prima che diventa fredda, magari si raffredda, sta fuori. Guardate la mitica tuta e il casco di Marco Drums Games del mitico Sharder. È Sharder che diventa fredda la roba che rimane fuori, è proprio una bella cazzata, eh? Magari bella birra. Allora vediamo il primo pezzo che ho fatto dei sorpassi, bella con l'azzurro, eh? Come ti è venuto in mente quell'azzurro così, azzurro acqua, amico mio? Grazie Giuli, secondo, eh? Ci ho provato, però non si può dire che non ci ho provato, e quelle icone lì sono bellissime. Tra l'altro quando me la provate Twitch, io adesso non so se è una cosa che viene fatta automaticamente perché ci ha messo una settimana a provarmi le icone, oppure viene proprio il tipo di che le guarda. Io credo che se è dato lì il tipo a guardarle si è fatta una bella risata, ha detto sì, queste meritano di essere approvate. Madonna, è rimasto fuori 10 minuti e già calda. La birra calda non si può fare. Ah, perché è veramente bella, eh? È veramente strana bella. Hai visto Giulio? Oltre a scrivere il tuo nome ha scelto anche i colori giusti, eh? No, è veramente. Allora, la Mazda questa qui è una figata. In più è anche. Ho imparato da Nick. Ah, ok, amico mio. C'è una base sotto forte, eh. L'impostura è fighissima, raga. Tra l'altro credo che vogliono fare anche un nuovo Need for Speed, eh? Sì. Ma guarda piuttosto quella grigia davanti, la mia è veramente figa. Amici e amiche di Twitch che siete entrati, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e guardate la livrea che mi ha fatto il mio amico Sharder. Strana ma bella si dice, eh? Grande Giulio, grazie. Dovresti aggiungere, date il nome e date 100 euro, eh? No, non scriverlo, sto solo scherzando. Sarei ricco a questo punto. Sharder quanti millini mi dovrebbe dare? Bravo Lord, non bevete la birra e andate a correre, eh?
assolutamente una cosa che non si fa. Ciao amici di Twitch, il draghetto che sputa fuoco, avete visto che ho aggiunto il fuoco al drago? Il drago non è arrabbiato stasera, ma lì sì. E la facciozza di Marco Drums, che è molto simpaticozza, eh? Allora, è bellissima, io volevo farvi vedere. Si è girato lui, giuro che si è girato lui. Bevi irregolarmente. Si sta come cosa. Ci sta. Ciao Marcello! Oi mio hermano! Tutto bene? Sto comendo a cerveja fria. Quinta fera do gara do carro no aspetta che è un bordello. Salute desde Brasile, grande Brasile, saudagi, mancanza, mi manchi cognato, amico mio, mi manca famiglia Brasile. Cerveja e guida Marcello. Grande, grande amico, obrigado Marcello. Marcello ragazzi si chiama mio cognato, Marcello, grandissimo. Come si dice qui in Brasile. Grande, buonasera mitico. Grazie per l'abbonamento, grazie per l'abbonamento Marcello. Obrigado, muito obrigado per l'abbonamento do Amazon, Do Amazon Prime. Obrigado cognato. Allora Marcello, guarda la livrea che mi ha fatto il mitico Charger, guarda che bello, Marco Drums Games, un color du carro. A Carla sta fuori con il casciogo, e poi si arriva. Ecco qui ragazzi, il mio mitico portoghese. Qui lo stavo prendendo, mamma mia, come viaggia quella ibrida. Come viaggia questa Toyota ibrida? Questa è una Toyota, è una Toyota ibrida. La mia non è ibrida, la mia va a gasolio. Cabò, finita! Salute ragazzi! Allora, la birretta è andata giù, adesso arriverà un caldo pazzesco, un caldo pazzesco che devo anche pettinarmi. Allora ragazzi, io mi devo tagliare i capelli, siete d'accordo che mi taglio i capelli? Guardalo! Dai Marco Dran, sei tutti noi! Dai gas! È lì, Marco Drums Games è lì, Bravo, va bene amico mio. Ultime curve, Marco Drums prende traiettorie incredibili mai provate prima per poter arrivare a prendere il grandissimo Toyattore, il Toyottatore ibrido. Marco Drums va a GPL perché costa troppo la benzina e l'etanolo, quindi eccolo, guardate cosa è successo qui, così e si è girata, e lei si è girata, lei ha pensato bene di non frenare ma di girarsi in curva. Grande Mazda, la mia Mazderella, è un po' pazzerella la Mazda. Allora, scrivo un messaggio. Ok, allora, seguite il canale, ciao amici miei, come state ragazzi? Buon venerdì sera a tutti belli brutti e bimbi che fanno i ruti. Ok, Marco, ti ho scritto in privados, obrigados, ok.
Cosa ne pensate se andiamo a fare un Nürburgring? Grazie, amico mio. Cosa ne pensate se facciamo un Nürburgerino, ragazzi? Com'era dei bimbi. Allora, bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno i ruti. Allora, ah, un paio di hamburgerini. Hai ragione, amico mio. Dai, un hamburgerino. Bimbi belli, bimbi brutti, bimbi che fanno i ruti. È sempre così. È una questione di bimberia. Dai, ragazzi, sta salendo il calore della birra, non ce la faccio più. Allora, ste ibride un po' mi stanno a rompere i cosiddetti. E l'Ulburing... E dove lo sorpasso io? Che voglia che ho del mangiare hamburger. Non dirmi del burger! Che buono! Potevo superare qua per stare a leggere il tuo hamburger! Buonissimo l'hamburger! Allora, ragazzi, io ho visto una ragazza che non mi ricordo più come si chiama, una ragazza tedesca, che corre realmente e ha fatto un video della sua corsa. Era una cosa pazzesca, patatine fritte. Lo leggo le tue cose. Ed era una cosa pazzesca. Tra l'altro stava correndo con una Porsche, che già correre con una Porsche devi già essere una persona veramente al di fuori dalla norma, di essere già bravo di tuo. In più pioveva, quindi... No! Voglio le foto, amico mio. No, 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 no. Vabbè, dai, non l'ho perso tantissimo. L'ho quasi fatta quasi tutta sul prato. È tosta il Nürburgring, ragazzi, eh. È tosto il Nürburgring ed è tosto anche questa macchina qua, vi devo dire la verità, perché è un chiodo e questo lo sappiamo. Però anche i chiodi hanno delle imprecisioni, eh. Ciao amici e amiche di Twitch. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al mio canale, è grandissimi, grandissimi, grandissimi. Se volete giocare con me, si può fare, iscrivetevi al canale, lasciatemi, ci vediamo il nome della PlayStation e si gioca a Gran Turismo 7. Se invece volete solo passare per divertirvi, per fare quattro chiacchiere con la chat meravigliosa, potete fare tutto quello che volete, ok? Quindi io vi ringrazio di essere passati con me in questo venerdì sera uggioso. No, uggioso è quando è brutto, eh? Caldo, in questo venerdì sarà molto caldo. Oh, questo lo frego. Oh, ma vado pure io allora. Dove vai amico mio? Vai a mangiare l'hamburger? Non dirmi che vai a mangiare un hamburger, perché un po' la voglia me la fa sta te facendo venire. Ma perché questi qui frenano così? Ma perché i bot frenano così? Ma cosa è successo? Ma che cosa è successo, raga? No! Mi è andata via la televisione! Google! Ma porca! Infatti, ragazzi, ma... Ma no! Ma dai, ma lascia stare, ma la ricomincio! Allora, ogni tanto, ragazzi, della mia televisione arriva Google, che capisce delle cose come se lo sto chiamando, ma io non lo sto chiamando e mi cerca le cose sulla TV. Solo che io sto correndo al Nürburgring Google. Ma no! Mi ha tolto l'immagine della televisione della PlayStation, mi ha fatto vedere qualcosa, non so neanche cosa stava cercando. Ma poi cosa deve capire Google che fa? Me. E ti stavo dicendo, ragazzi, che ho visto questo video strafichissimo di questa ragazza, che non mi ricordo neanche come si chiama. Dopo magari posso anche andare a recuperarlo, così potete vederlo. E correva su una Porsche che già ha
a correre con la Porsche bisogna già essere bravissimi, col bagnato, con un sacco di macchine, e faceva paura sta ragazza. Carol Smith mi sembra si chiamava, no? Carol, Carola, un po' come mia moglie Carla, però era Carol. Sì, infatti, tra un po' vedrai che Google comanderà il mondo e ti dirà: Google ti dice che devi andare in bagno, Google ti dice che devi giocare a un gioco piuttosto di un altro, Google ti dice che devi dare soldi a Google. E noi, come gli automi, che già un po' lo siamo. Marco Dram su difficile sta veramente spopolando con questa macchina Mazda. Secondo me vado più veloce perché ho la livrea Marco Dram, eh? Non so se è un'impressione o... Che poi... Infatti... Google paga la bolletta. Che qui non ce n'è. Esatto. Esatto, Sciaserino. C'è questa parte del RUV. Allora, devo far provare sta macchina a Carla. Perché secondo me a Carlina con questa macchinetta qua si trova bene. Solo che lei ormai si è abituata a come risponde la Subaru e non riesce a capire che questa qua è bella. Anche se qualche curvetta... sì. Appunto, Giulia, perché sono andato a vedere e qui c'è da svenarsi a fare le magliette. O dovrei riuscire a capire come farle fare a stream... al marketplace di... ogni tanto fa ste stupidate, eh? Al marketplace di Streamlabs, che ho visto degli amici youtuber che ce l'hanno. Sì. Veramente fuori di testa. Se dovevi far pagare tipo 30 euro una maglietta, cioè una roba fuori dal mondo, la spedizione, farla fare, e poi non era neanche così tanto bella, se dico la verità. Io non lo so, ragazzi, se riusciamo a arrivare primi, però, eccola là. Ma il bello, mi si pianta, non è che va contro il muro e basta. Si pianta, così è anche un casino, vedi? Io dove ti supero adesso? Audi. È la birra, ragazzi. Sto già vedendo tutto sfocato. Spero che arrivi a mia moglie in fretta. Sì. Io ho mangiato i ravioli stasera, con la panna. Buoni. Infatti, Carla, amore mio, vieni. Smettila di camminare, che non serve a niente. Vieni a fare la live. Scusate, raga, quando faccio così, penso che nei vostri schermi, smartphone o quello che è, vi spacco le casse, ma mi sono veramente spaventato lì. Allora, questo è il punto che avevo fatto con la Mercedes, che se vi ricordate bene l'ho fatto tipo 30 volte per la patente. Buono stracchino, buonissimo, prosciutto tagliato a mano, i cavoli, bella Giulia, buono più che altro, che bella. Sì, Lord, sì, amico mio, un po' di spottellatine stasera, eh? Oh mio Dio. No, ma guarda che roba! Sai qual è il problema? È che quando va fuori un pelino, a me si blocca. Mi sono anche venuti addosso, tra l'altro. Dai, gira! Gira! No, siamo sul dritto. Ragazzi, non ce la farò arrivare sul podio. Purtroppo... stavolta è andata. Sicuramente ti sportello perché sono mezzo ubriaco. Ragazzi, non bevete mai la birra prima di andare in macchina, eh? Mai. Ma va come viaggiano poi, oh.
Non... dici? Non lo so. Oh, oh, oh! Porca, scusami! No, non ce l'ho fatta! Non ce l'ho fatta, caspita! Tanta roba Nürburgring, eh? Che poi tra l'altro ragazzi, se voi prendete, se io prendo quella schifezza lì di macchina XJR9 dell'88, fa schifo, non va forte, eh? Cioè ve lo dico perché no, non va assolutamente forte. Allora, sono già le 10 charger, eh? Sì, la prossima volta, charger, amico mio. Cosa ne dici? Allora, o facciamo una lobby che, e tra l'altro amici di Twitch, se volete giocare con noi, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e possiamo giocare insieme già anche da stasera, quindi se avete voglia iscrivetevi al canale, scrivete in chat, ci passiamo il nome della Play e facciamo una bella liveettina insieme, eh? Aspetta un secondo, Charder. Facciamo una gara che conosciamo, tipo quelle solite, e invece di fare 6 giri ne facciamo, non so, 12, 14 con il rifornimento. Oppure, grazie, grazie Giulie, facciamo un 6 giri, 5-6 giri di una pista che non abbiamo mai fatto. Si potrebbe fare, riesci a fare un... Giulia, riesci a fare per cortesia un... Ma voi vedete bene le immagini, ragazzi? Riesci a fare un... Ciao, ciao, amici di Twitch! La prima andrebbe bene. La prima quale sarebbe? Scusa, mi sono già dimenticato. Vabbè, fai la prima. Va bene, mi fido perché non mi ricordo neanche più cosa ti ho detto. Stavo dicendo, non me lo ricordo più. Con rifornimento, vai tra, dai, dai, dai. Allora, io non mi ricordo più. Allora, la macchina è bella, tiene la strada. Vediamola magari un po' da dentro, ragazzi. Eh sì, amore, eh sì, amico mio. Marco è andato e non ritorna più. Come una famosa canzone di non so chi. Ma in realtà lo so, non avevo fatto l'identità. Marco è andato, non ritorna più. Dopo la prima birra l'abbiamo perso. Blu, non mi veniva niente un'altra parola. Allora, da dietro è così. Guardate che bello anche quel Marco Drums. Games l'ha messo su. Non si può fare da cellulare? Aspetta Giulio. Sondaggio. Allora. Nuovo sondaggio. Ok. Online. Scusate raga. Ok. Ma io ho la tastiera anche che posso scrivere. Caspiterina. Allora, gara nuova. No, pista nuova. Sto facendo un sondaggio, eh? 15 giri. Con hit. Ok, 2 minuti. Bella ragazzi, rispondete al sondaggio, amici miei. 2 minuti. 2 minuti di tempo per rispondere al sondaggio, così l'amico Charder vede un po' cosa possiamo fare, eh?
devo assolutamente ridurre le live e devo assolutamente camminare di più, ragazzi, eh? Mi sto ad allargare. Allora, ragazzi, guardate qui, gli occhialini sono fighissimi, eh? Non fate arrabbiare il drago. Quindi, amici miei, iscrivetevi. Non stai bene? No, ho bevuto la birra. Allora, pettiniamo Marco Drums, pettiniamo anche il draghetto, eh? Ci sta. E pettiniamo anche il dragone, eh? Pettiniamo il dragone. Ai ai ai, caramba, qui sono uscito. Dai che sta quasi finendo il sondaggio, ragazzi, rispondete, amici miei. Addirittura è saltata quella lì, eh. Ho fatto 2-3 errorini, ma perché sono già stacco? Diciamo che viaggia via bene questa macchina, il Nürburgring. Infatti vedi che riesco a dargli paga anche a quella lì, mi sembra che era l'Audi. L'Audi ibrida. È bella, bella larga, è bella settata sta Mazda, sinceramente. Sta quasi finendo il sondaggio, amici miei, eh? È un po' brillo. Yes, sì. È andato un po' fuori strada. Infatti ve lo dico sempre, ragazzi, non bevete mai quando dovete guidare. Ma neanche il monopattino, quello lì che si guida. Ok, visualizziamo il sondaggio. 50 e 50. Interessante. Quindi decide Sharder. Allora, intanto che andiamo a fare la lobby, ok ragazzi, prepariamo la lobby. Allora, usciamo. 12 giri. Perfetto, Sharder. Ciao Roby! Grande Roby, sei dentro Roby, non ti ho letto prima, grande. Na 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 na. Allora, multigiocatore. Grande Roby. Tararara ta 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 ta. Allora, ragazzi e ragazze, benvenuti nella live di Marco Drums Games Channel. Venerdì sera Marco Drums Games ha avuto la brillante idea con la Mazda. Ciao Roberta! Ciao Roby! Scusami, sono un po' brillino perché ho bevuto una birretta a stomaco mezzo pieno. No, in realtà era molto pieno, però fa niente. Grande Roby. Buon venerdì sera a tutti. Buon venerdì sera in compagnia di Marco Drums Games, che non riesce neanche a pronunciare le parole perché è ubriachino. E Marco Drums va fuori anche con mezza birretta. Quindi siamo veramente messi bene. Speriamo di riuscire a entrare nella stanza dell'amico Sharder, perché già si sta mettendo un po' troppo, amico. E la cosa non mi garba per nulla. Eh? Oh, grande Roby, grandissima. Tra un po' arriva anche Carla, spero, perché va a camminare la sera. E ieri sera è tornata talmente stanca dalla camminata che poi è andata a letto. Quindi ieri sera mi ha tirato il pacco, eh? Come si dice. Upac, brillingiatore di birre, hai ragione Marco, ma che combini, non lo so amica mia, non lo so, consumo e quanto metto, quello che vuoi amico mio, tanto non riesco neanche a entrare. Ah, ma non sei tu forse, aspetta, sì Roby, con Olli. non era neanche Sharder, incredibile, stavo entrando in una partita di un altro, esce con Olli e due signore, due amiche qua insomma della via, sì infatti.
E in teoria, se non esce con loro, dovrei camminare io, perché mi farebbe bene. Però ci sono cose più importanti che camminare e sono le live. No, in realtà no, però niente. Sto parlando un po' troppo strano, ragazzi, perché ho bevuto la birra. Pettiniamoci. Pettiniamo anche il draghetto. Mi sembra che l'ho appena fatto, ma non mi ricordavo. Creata. Oh, amico mio. Sì, assolutamente sì, Robby. Di solito usciamo sempre io, mia moglie e mio figlio Leonardo. Però anch'io non cammino più, ma mangio. Bisogna camminare, però, amica mia. Che bel messaggio che dai ai giovani, Marco. Sì. Uè, super! Ti manda Morris, grande! Grande, super, bravo! Ciao a tutti, ciao mitico! Oh, mi raccomando, iscriviti immediatamente al canale, super! Bravissimo! Ma Morris, sta giocando Morris! Ma davvero, sta giocando Morris? Aspetta! Mi sono dimenticato del mio amico Morris! Fammi vedere, perché stavo facendo la live anch'io! Grandissimo, super! E certo che c'è Morris! Caspita, 225 spettatori! Spara! Spara, spara è bellissimo. Ci ha fatto, oh, grande super. Sì, visto, grande. Si sta allenando per domani, mi pare. Sì, assolutamente sì. Domani ha una mega live. No, ha un campionato. Sì, grande Morris. Come mai c'è tutta sta gente? Vita Charder. Come mai c'è dentro altra gente? Grande, super, benvenuto nel canale di Marco Drums, grazie mille. E vedrai che ti diverti con noi, eh. Poi voglio anche giocare col mitico Morris, però chiaramente. Ah, non lo so, possiamo anche correre così, cosa ne dici? O usciamo rifamo? Uno è già abbandonato. Grande super Bocod. Superbo Cod. Grande Superbo Cod. Oh, sta macchina perché non tiene in cavolo? Comunque anch'io cammino più. Stavo già. Certo. Grande, grandissimo Morris. Lo sto vedendo adesso, ragazzi. Io vi giuro, è talmente bravo e veloce che quando guardo le sue live mi viene quasi da star male. Ah ok, puoi fare anche questa cosa? Puoi avere il comando supremo della lobby, grande. Però se entrano non ce la facciamo a. Ciao amici e amiche di Twitch, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale, grandissimi, come Mitico Super! Grande, oh! Allora, questa macchinetta fa un po' la capricciosa, come la pizza. Mamma, l'amico Maurizio, le tue pizze sono. Super, il papà di Morris, Maurizio, fa di quelle pizze pazzesche, ragazzi. Io non ho mai visto una pizza così buona in vita mia. Ti viene la voglia di mangiarla a prescindere, anche se non hai fame. Cioè, star male di pizza. Star male di pizza è bello, mi piace. E comunque, super. Io gioco anche col mitico Mori, solo che adesso, vabbè, preso dai tornei, di certo non vado a rompergli le scatole, poi stasera sta scegliendo anche la terza persona che farà il torneo insieme a lui. Oh, eh sì, una fame anch'io. Altro che ravioli, qui bisognerebbe prendere la macchina e andare a prendersi una bella pizza margherita grossa. Io una volta facevo queste cose qua, raga. Oh, bisogna abituarsi un po'. Ah, ma c'è il consumo gomme. Andiamo bene qua. Andiamo bene. Quattro formaggi, ci sta. Ci sta, amico Lord. Una bella quattro formaggetti. Oh, cacchio.
effetto rifornimento. Allora, noi siamo abituati a correre di brutto, amico Charger, non so se abbiamo fatto una bella cosa a fare questa qua con il rifornimento. Per me rimango senza benzina. Ok, stavolta l'ha fatta un po' meglio. Sta macchina da cordolo non è proprio una macchina da cordolo, eh? Ti dico la verità. E qui a 150. Potevo frenare anche un po' dopo, però ho visto prima che è andato un po' lungo. Non è proprio una macchina da cordoli, eh? Sì, però questi ce la fanno, ce la facciamo prendere così. Perfetto, perfetto, grandissimi ragazzi, mitici, grande Super, grande Robby, grande tutti, grande tu. Oh! Sì, effetto rifornimento, mi fai finire il giro oppure vuoi che vada a fare il rifornimento adesso? Ok. Allora. Usciamo. Vediamo il mitico giro di Charger. Grande Morris! Ok, ok, amici miei. Eccoci qua, raga. Allora, il mitico Charderino sta finendo e poi partiamo con la garettina, eh? Con la garettina Ina Ina. La line proprio degli scombussolamenti destra-sinistra pazzeschi. Sembra una cosa finta, addirittura. Eh sì. È bella anche la livrea del mitico Charder, eh? È bellissima la livrea anche dell'amico Charder. Sì, sì, sì. Finito la benza. Grande. Allora, ma qui la benzina come ci si comporta? Come si comporta la benzina? È bellissima. Cioè, ma davvero devo fare due giri e poi bisogna entrare? Anche te, Charger, è così la benzina? Caspita, 3 giri e 6. Bella ragazzi! Stiamo facendo una bella garetta online con l'amico Charder e con consumo gomme e carburante, eh? Cosa che per noi è una novità. Ciao amici di Twitch! Ah, grande, mi hai spaventato. Ok, ciao amici di Twitch, grandissimi, benvenuti e benvenute, eh? Un po' di Gran Turismo 7 in amicizia stasera, venerdì sera, venerdì 13, credo.
A venerdì 13 non erano i campioni di paura. Stasera dovevamo giocare a un gioco di paura allora. Lo so, Giuli. Ciao amici di Twitch! Benvenuti ragazzi e ragazze, grandissimi amici di Marco Drums Games e della community fighissima di Marco Drums Games, che siete voi. Allora, io mi sono dimenticato di mettere le marce, però le marce manuali consumano un po' meno rispetto a quelle automatiche, però mi sono dimenticato di metterlo e in gara non credo che si possa fare. Ma i giochi d'horror, ti giuro, stavo portando quello lì italiano, che non mi ricordo neanche più come si chiama, ma mi fa venire un'ansia che poi me li sogno di notte, Sembro tanto grosso e forte, ma quando i giochi o i film di paura sono fatti veramente bene, che non sono splatter, che vedi proprio che è una roba ridicola, io mi suggestiono. Sì, suggestiono. Aia, che botterella! Cerderino mi ha dato una botterellina. Ah, Resident Evil, sì. Sì, è vero. Fa paura, eh? Ciao amici e amiche di Twitch, siamo Trial Mountain, Marco Drums Games, Gran Turismo 7, online, il mitico Sharder. Se volete giocare con noi iscrivetevi al canale, lasciate il vostro follower e si può fare una bella partitozza insieme, amici e amiche di Marco Drums e di Twitch. Grazie Giulio. Porca locchetta, no, le gomme. Le gomme cominciano. Caspita, devo fermarmi. Leo? Devo fermarmi in box, amici. Non so neanche dove sono i box qui. Allora, dure 4. Allora, 6. 9 giri. Cazzarola. Dai. Ma sei serio?
Ma quanto ci metto a fare la benzina? Ma cos'è sta roba? Faccio tempo a pettinarmi! Ma dai! Ma dai! Ma non lo so io! Ma ci ha messo come andare dal benzinaro normale! Ok, poi tra l'altro è pure... Ciao amore mio. Sono pure gomme dure, quindi mo faticheremo anche a stare in strada. Cioè, ma non lo so io, ragazzi, ha messo una vita a farmi la benzina, ma non è così normalmente. Mi sa che Sharder gli ha dato 10 euro al benzinaio per farmi la benzina piano pianino. Ho paura che sia così, eh. Sì, ma poi abbiamo 3 giri di autonomia. Ma sta macchina non va bene per fare sta roba. E vai. Cioè, 3 giri, fra 3 giri devo ancora entrare a fare la benza. Il benzinaio lì ci mette mezz'ora. Incredibile, raga. Secondo me Sharder deve entrare prima a sto punto. Perché... è uscito poco prima. Giusto, Giulie? Io la vedo da dentro mentre corro, ma la vedo così la gara, nel senso, secondo me non ha fatto il pieno perché ha detto io faccio un pelino meno benza così lo frego. Infatti effettivamente la strategia di gara di Sharder funzionante, perché mi sta davanti, adesso raggranello un po' di... e forse ha messo anche le gomme, esatto, ha messo anche le gomme morbide, secondo me, te lo dico io la strategia di Sharder, vedi che va troppo veloce, invece io ho messo le dure e posso anche non cambiarle più. Potrei anche non cambiare le gomme, però mi portano via dei secondi che invece mi servirebbero in gara, perché vedete sti scivolamenti non ci sono con le gomme. Eh sì, Sharder si sta allontanando, amici miei, sta raggranellando secondi buoni per poter entrare ai box e fregarmi. È bella sta Mazda però, eh. Cioè, vedete che non riesco proprio a scendere, eh. Si riesce a fare senza neanche frenare, eh. Si riesce a prendere bene. Sì, è molto bella. Oh, Sharder non entra, eh. Mi ero illuso che entrava. Allora a questo punto qui, come ha fatto? Solo... ciao amore mio, ti aspettano tutti, amò. È solo bravura il nostro amico Sharder?
sta guidando nettamente meglio l'auto rispetto al nostro grande streamer Marco Trajanos Games. Eccola lì, ciao amore mio, ti stiamo aspettando, mo. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, e se volete giocare con me si può fare, eh? 10 km, bravo amore mio, c'è anche tuo fratello prima, mo. Si è iscritto al Prime, ci ha fatto l'abbonamento, sì. C'è Jeffrey Zantella, la bevo anch'io. Ho bevuto la birra, mo sono un po' mezzo ubriaco. Vorrebbero anche le patatine, magari. Oh! Come l'ha presa Marco Drums! Bisogna entrare, però, eh. Ah, Sciarderino entra anche lui, eh. Ok, non cambiare le gomme. Mi abbassi il volume, mo? Vediamo se riusciamo a fregare Charder. Se lui deve cambiare le gomme, abbiamo 8, 9, 10. Allora, facciamo... Ciao, Migas! Charder addirittura mentre sta correndo scrive anche. Ciao, Charder! Aspetta che mi metto di qua adesso. Via, 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 via! Andiamo via, andiamo via! Vediamo se lo freghiamo! Sì, sì! È ancora dentro, Charder! Allora Roberto, amore mio! Ciao Roby! Ciao Roby, arrivata! Vediamo se la strategia di Marco Drums... ha pagato! Ha pagato! Ah, grande Giulio! Ha pagato la strategia di Marco Drums! 3,6 giri. Olivia, ragazzi, è stesa sul pavimento e non si muove più. Siamo sicuri che è viva? Sì, sì, si muove. Oh, lì. Ma hai fatto fare 10 km al cane? Eh? Dopo facciamo la doccia, adesso corriamo, tanto alle 11 qualcosina aspettiamo la live, facciamo una doccia insieme. Anch'io, amore, ho camminato tantissimo. Eh sì. Oh, Charter Design che mi ha fregato. Eh sì. Secondo me sì. Guarda Marcello. Oi, mamma. Grande Marcello! Gara incredibile, incredibile! Scusa Charder! Sì. Allora io ho usato la strategia non cambio gomme e lui invece ha usato la strategia mettere le morbide. Ha scritto qualcosa tuo fratello del 10 km. Oh, Charderino! Appassionante gli ultimi giri, ragazzi, sta gara! Appassionante! Dragon! No! L'ha presa meglio lui!
Ah, brava, brava. Anch'io sono sudato, pure di correre. Sì, grande Sharder. Hai visto come mi ha fregato? D'altronde io ero esterno e ho dovuto allungare un pelo, eh. Qui è gara agli ultimi, eh. Guarda che incrocio. Che incrocio. Incrocio. Oh! Grande! È troppo bella sta macchina, mo devi provarla, devi abituarti a lei. Fai veramente cose incredibili questa macchina. Ma siamo seri che dobbiamo fare benzina ancora, raga? Sì, abbiamo fatto una 13 giri con benzina. Grazie, grazie, Giuli. Sì. Ciao, ciao ragazzi! Bellissima gara con Sharder, benzina, consumo gomme. Pit stop. Sta macchina non va bene per consumo gomme e benzina perché è veramente una spugna, una spugnetta. Oh, Sharderino, è uscito forte. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti raga. Oh! Ah, lo sapevo che Sharderino mi sorpassava di lì. Sharder, ma cosa hai fatto? Amico, hai finito la benza? No, ma perché hai frenato là? Sì, ma no, ma lui ha frenato di brutto. Mi sa che lui ha finito la benza. Allora, non cambiamo. E dobbiamo fare un giro, ragazzi, Dai. Scusami, Sharder, sei andato di lì, sei fermato. Che bello che ti ha fatto! Hai visto la livrea? Wow! Andiamo? Stupenda, Sharder! Ah, ok, Sharder, scusami, ti sono venuto addosso perché sei fermato! non volevo! È bellissimo, davvero! Sharder ha finito la benza, raga! Non vorrei fare... Facciamo un pronostico. Ha fatto io il colore blu. Sì, e c'è scritto anche Giulio dietro, mo? Ah, ok. Ah, ok, scusa. Pensavo alla macchina, perché è blu. Addormentando, amico mio, vai tranquillo, addormentati con la live di Marco Drans Games Channel, che così dormi meglio. Sì. Frack non c'è, neanche Kevin non c'è. Lord c'è, certo. E vai, la Giulia e Lord ci sono, i miei amici grandissimi, c'è la Robby, guarda chi c'è dentro, c'è scritto lì, Marcello. Grazie. Bravo! Oh. Hai vinto, amore! Posizione migliorata 1!
bella, niente, non ha calcolato bene. Bravo Charder, io ti chiedo scusa solo che ti sono venuto addosso, ma avevi finito la benzina. Tu ti sei postato sulla sinistra, pensavo che invece volevi non farmi e non volevi farmi passare. Grazie Roby, Marco Drums Games ha vinto. Non ci posso credere. Allora, visto che la serata è giovane, Charderino, la rifacciamo con la GR3? Assolutamente sì. No, ho sbagliato. Ciao Frac! Oh, che è arrivato! Stavo parlando di te, che stasera non eri qui con noi, amico mio. Abbiamo appena fatto una mega gara con questa livrea. No, questa è la livrea di Charder. Non posso vederla, solo da qua. Non si vede. Devo uscire, dopo te la faccio vedere da fuori. Charder è sempre bravo. Bravo Charder. Postazione auto. No, e ho sbagliato. Cambia auto. La BRZ, BRZ allora? No, allora morbide, ok. A domani, scusa Marco, ma sono troppo stanco. Ciao, ciao amico mio, ma com'è andata ieri oggi la verifica? È andata bene, Frac? Dai, 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 mi raccomando, buonanotte, buonanotte amico mio. Ci vediamo domani, domani faccio live pomeriggio dalle 3 in poi, Quindi ti aspetto anche domani. Eh sì. Bene, bene, perfetto Frac, questo è l'importante. Buonanotte, ci vediamo domani, mi raccomando fai un botto di pubblicità, Così domani pomeriggio siamo tanti 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 a vedere la mega live fighissima di Marco Grassi. Buonanotte amico mio, ciao ciao. Allora, ok, dobbiamo ripartire da zero su questa macchina. Notte Frac, grazie amico di essere passato per un saluto, grande, grandissimo. Allora, mi raccomando scrivete ragazzi in chat così vi salutiamo, la nostra mega community. Ciao ciao Frac, grande, saluta mamma e papà, Charder, non so più, meno 4, Marco meno 4, che costa Robby? Meno 4 che cosa? Meno 4 gomme, meno 4 uscite, giorni meno 4 giorni, ah Robby, un bacione, grande, non me lo ricordavo neanche più, eh sì, 437, grande Robby, lo facciamo in live, sì, se aspettavi me Robby. Facciamo una gara. Quattro sgommate, quattro ruote, quattro. Ma cos'è sto meno 4? Quattro. Meno 4, la birra non ti fa bene. No, senza le patatine la birra non mi fa bene, Robby, hai ragione, hai ragione. No, vedi? No, 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 non ci siamo proprio. Aiuto. Ce la stiamo giocando. È vero. Amore, vuoi farla tu? Con la tua BRZ? Dai, così magari mi passa un po' la post-bornia. Ragazzi, non si beve mai quando si deve guidare. No! Scusa, Charder, rientro subito. Ti stiamo giocando. Gioco con te, sì, amico! Sì. Amico, arriva Carlita. Amore, blocca il corpo. Oh, mio Dio, sono in pantaloncinos. Sono in pantaloncinos! Ok, dovevo cambiare la macchina, sono uscito dalla lobby. Grande Drums. Allora, la macchina di mia moglie è questa qui, bellissima. Cambio automatico c'è. Puoi andare fuori quando vuoi. Io arrivo subito, posso andare un attimino a mandare un fax? No. Un fax veloce. Ti stiamo perdendo, Marco. Hai ragione. Dai, dai, fammi gas. Allora, chiudo un attimo la telecamera perché per spostarci la moglie vuole che chiudo la telecamera. Spegniamo la telecamera perché dobbiamo fare cose strane, ragazzi. Voi non sapete che cosa succede dietro le quinte del Marco Drums Games Channel. Ah, dammi un basino. Ok, ecco chi mi sminchia il tappeto. Queste cose strane, ragazzi, succedono. Ok, sei pronta, amore? Io sì. Ok. Family, grande, ste cose zozze però, ma che cose zozze, sempre a pensare male, sempre a pensare alle cose zozze. Vai Charder, dai che ce la facciamo, facciamo il tempo. Vai, dai, tieni mio amore, io arrivo subito. Ciao Charder,
sciarderino. Mart, fammi il prendere. Grande Lord, arrivo subito, ragazzi. Ma io non sento sciarder. No, 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 non è proprio infatti. Ah, no, va bene, dai. Qua siamo in palazzo. Ah, ma è automatico, no? Sì. Ok. Dai che proviamo, madonna, oggi ho fatto 10 km di camminata. Stavo frenando, no, ho usato la frizione. Io non riesco a leggere come matto, mi vado a ammazzare qua. Aprite, dopo go. Aspetta che devo ricordare questa pista com'è. Abbastanza molto. Forte. Ma non è che sei nel mount, se sei ainda forte. Ma miseracci, sono ammazzati. C'è la bandiera del Brasile anche su questa livrea che hai fatto, sai, non adesso l'ho vista. Vai Carla, è così tutti i robi. È difficilissimo guidare e leggere, non c'è. Mamma mia. Shader è passato. Dai Shader, non mi ricordavo più la pista. La memoria da canetto. Ragazzi, non riesco a leggervi davvero, scusate, non sono Marco Drunghe. È un mito che vai spacca tutto, sì, basta che mi spacca la macchina. E vai così. Ah, ma devo fare il rifornimento. No, sei in serio? E come faccio? Dov'è il coso? Io rimarrò senza benzina, non so dov'è il box. Mi passa la mano, ti tolgo l'abbonamento, mia, vabbè. Sono morta, non c'è più benzina, hai superato il saldo. No, sono rimasta senza benzina. Ma dov'è il box qua? Amo, ma c'è il rifornimento da fare, fai bene. Ma Shader, riscrivi mentre giochi, ma sei qua. Ma sei a fare i pit stop. Io non so dov'è il box. E vai, 55. 33, 3.000, entrata a 30. Tutti 33. Ciao a tutti!
fa, esce dalla pista e rientra. Parolone, eh? Aspetta, come si fa a uscire? Aspetta qui. Non vedo. Sì, Shader è veramente mitico, lui gioca e scrive anche. Cioè, dai. No, qua. Ok. C'è una casina. Così? Come faccio a rigiocare? No. Vai al tracciato. Ok. Ah, il box è lì. Ok, vai. Adesso devo prestare attenzione così entro nel box. È difficile leggere e evitare di uscire fuori da sì. Non so come faccia Grunz, non lo so come fai Grunz, sinceramente. Porca, porca, porca. No. Scusate. aspetta il continuo. Perché continua? Vai a tracciare. Concentrazione ragazzi, basta, non vi leggo più. Voglio fare un bel tempo. Troppo lenta sono qua, madonna. Mannaggia. Brutto. Devo ricordare dov'è il box per fare il rifornimento, no? Ok. Aspetta, salve che faccio un altro. Oh, rifornimento, dov'è il coso qua? Andato. Rimango senza benzina di nuovo. Cioè, quindi un giro devo già rifornire, giusto? E consuma troppo questa macchina qua. Mamma mia, grazie, allora. Va, Giulia, anche te ti metti. Aio. Mi sa che ho rotto il coso. Ho perso la concentrazione. Shade sta facendo dei tempi pazzeschi. Allora, scusa. Ah no? Oh, ma la versione mia. Ok. No, scusate. Dopo che ho imparato a mettere il tracciato, vai. Cioè, la uscita del box, quindi è quando finì. Non mi ricordo mai dov'è.
Vai. Vai, 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 Fabio. Perché sinceramente il boxer per fare il gasolio lì, cosa non so dov'è. Qua, né? Posso fare ancora un altro giro. Ok, ok, ho visto dov'è, vediamo. Vediamo se adesso li faccio giusto, se non esco da nessuna parte, ok. 1.46, voglio battere il mio tempo, 1.46, eh? Sono uscito in seconda da lì, finalmente. Sono uscito in seconda. Oh, 1.46, il tempo bellissimo. Sto ancora correndo o? Stiamo facendo il tempo. Ma sono i tempi? Porca merda. Scusate. Oh, io mi sono quasi addormentato su. Ma oh. Olivia come è slegata, raga. Posso passare? Vuoi che corro io? No, volevo finire. Non hai fatto un giro buono? Sì. Sì, uno sì. Ah, uno? 1.46. 11. Aspetta, fammi questo. Sai Sharder che. Ma cosa devi fare mo? Ma quindi ricomincio. Chi fa il tifo? Adesso mi fa sedere, mia moglie. Fammi sedere, mo. Aspetta, è così. Tanto riesco a passare. Non esiste. Guarda Olivia che è su con le zampette. Sì, è morto. È morto. Mi ha ammazzato il cane, ragazzi. Eccoci. Oia, tu con questo coso qua mi spaccherai un ginocchio un giorno. Ciao amici! Oh, è bentornato. Hanno scritto un botto di cose, ma non riesco a leggere. Aspettiamo. Pizza pazza per i pizza. I pizzi della pizza, ripeti caso. Pizza pazza per i pazzi della pizza. Marco tipo grande Roby. No, è il tipo per Carla. Grande Carla. Sì, vai amore. Puoi fare anche tutto qui, amore mio. Ma non lo so. Destra e sinistra X. Poi altra ciao. Oli piccolina, sì Roby, è forte. Qua accanto. Aspetta. Quando esci dal box non te lo conta. Cosa fa contarti giro? Devi passare dal traguardo. Il box è dopo. Quando esci dal box non ti conta il giro? Eh sì. Perché tu esci di dopo del traguardo. Come fa a contarti il giro giusto? Ti dà il tempo ma non. Ma non è giusto, non sei passato dal traguardo, non te lo conta, è rosso. Quando esci dal box non è un tempo valido. Ah, grande Sharder. Bella. Perché da fuori è così, da dentro è. E poi se lui ha messo il turbo basso e noi il turbo alto cambia anche quello. Dipende come ha messo lui il turbo. Ah, Sharder! Non è Marco Drans, è Carla Sportella. Ah, che peccato, dai Carla, forza, dai che ce la fai amore mio, davvero?
Marco, ripeti con me velocemente. Spiaci che c'è tocca. Spiaci chi cacci chi mi cielo. Bella! Ah, ah, ah. Roby ride. Morris! Ah, è per quello che non vedo più niente sulla... Hai chiuso adesso, grandissimo! Bella lì, bella live, bella live. Bella live, amico mio. Ciao, gioco gioco! Ciao, grande gioco gioco! Maurizio, tutti i miei amici stasera in live. Grandi, raga! La Giuli, la Roby, grande! Morris, grande, Morris. Morris ha fatto... una partita da panico, ragazzi. L'ho vista adesso che ero a mandare un fax in America. No, 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 vedi. Devi fare il tempo. Adesso giro buono, eh. Quello rosso di prima non conta. Non è buono, ma conta. Dai, che secondo me ce la puoi fare a fare 1.35, amore mio. Ciao amici e amiche di Twitch. Benvenuti, ragazzi e ragazze. Mega corsa della grandissima Bragari. E il grandissimo Shard Design che stiamo facendo la gara prima, prima l'ho sverniciato, ho vinto io. E voglio fare un'altra gara. Allora, Shard, con quella macchina di prima è veramente una figata. Con questa qua mi devo ancora abituare, eh. Oh, grazie Giulio. Sì, sì. Dopo questa posso andare a dormire, ragazzi, mi vado a letto domani. Straordinario al lavoro. Ah, ok, grazie, amico mio. Vuoi tutti i soldi del mondo tu, vai a fare straordinari, grande, grande amico. Dai, così possiamo comprare una bella PlayStation 5. Ah! Ma c'ha, a me ha lasciato, eh sì, ha lasciato i, sì, sì, devi entrare, devi entrare. Ma questo è giro veloce. Buonanotte Lord, glic, clac, 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 glitch. Allora, hai usato, no, non cambiare le gomme e fai solo la benza. Bella la macchina, eh? Technology Bragari TV. Ciao Manuel. Grande. Non esagerare con sverniciare. Beh dai, non ti ho sverniciato, ma ti ho superato. Superato, superato. Dai, tu sei rimasto anche senza la benza. Ma qui, sì, basta. Ma qui a chi è che ha spento un computer d'oro? Ah, c'è Olli che sta schiacciando. No, si è chiuso la box. Olli, amore mio, ma sei proprio morto. Ma dov'è il Marco, complimenti per la maglietta. Grazie Manuel. Pink Floyd, another brick in the wall. Grazie amico mio. Io suonavo i Pink Floyd, sai? La vedi Olli? La vedete Olli che è quel cuscino bellissimo che c'è qua sotto? Si vede? È completamente distrutta. Ma dove ti sei ficcata al mouse? La vedete il faccino? Olli? Olli? Si vede Olli che figata. Ti sei imbarcato la macchina. Mi raccomando, frena qui, mia mio amor, dai. E ti stavo dicendo Manuel, il mitico Manuel, che ciao Giulio, grande, 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 grazie, dai, 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 grande, grandissima, tu tieni botta, tieni botta. E ti stavo dicendo Manuel che io suonavo Pink Floyd, facevamo Rhythm Blues Band, quindi i Tower of Power, facevamo Aretha Franklin, ci avevamo due cantanti femmine. No, non vedo, non lo vedo perché non c'è. 1,3 giri, no, quindi così rimane fuori tutto. E come si dice, facevamo i Tower of Power, i Chicago, facevamo canzoni nostre. Allora, io sono in live, la mattina devo provare a fare delle cose con OBS,
magari andiamo a farci un giretto, amore mio, andiamo a farci un giretto, magari una camminata. Non lo so la spiaggetta, perché alle 3 dovrei fare la live. Donna, siamo uomini in rete ormai, siamo uomini e donne, siamo una famiglia in live, quindi live family, ragazzi. Dobbiamo inventare un nuovo nome, ragazzi, per gli youtuber che fanno le live in famiglia. Wow, la Giulia pulisce la casa domani mattina. Grande Giulia, grande Giulia. Se vuoi passare anche di qua, tranquilla, si può fare. Si può fare, perché io domani mattina non voglio fare nulla, 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 nulla. Ho lavorato tutta la settimana a fare dei pezzi incredibili, quindi sono abbastanza stanco. Sì, sì, sì. Ok, va bene. Hey Mike, sei arrivato anche tu, grandissimo. Ho visto che mega live che avete fatto. Hai visto che vi scrivevo anche, che mi faceva ridere, tra l'altro. Fai la benza, amore mio. Grande Mike, grandissimo Michele. Ho una voglia di giocare con te, amico mio, che tu non ne hai idea, tu non hai idea, Sì. Vuoi che ti faccio... No! La prossima volta ti metto le gomme morbide. Sì, no, hai ragione. Ti ho messo le gomme dure per la gara, ma non ha senso. No, in realtà ce l'hai morbide, però sono quasi finite, quindi... Vedi la M? Immobile. E ti stavo vedendo, amico mio Michele, e il mitico Morris. E che ragazzo nuovo, Mi sono voluto fare il gioco. Chissà se c'è conservato per domani. Ciao Mike. Speriamo. Ciao Mike, grandissimo. Speriamo. Allora, io ragazzi, mitico Morris, Maurizio, Michele e l'altro ragazzo che non mi ricordo come si chiama. Comunque bravi, bravi, siete abbastanza affiatati, belli affiatati, devo dire. Mi piace come team, vi guardo assolutamente. Quindi ragazzi della mia live, domani dobbiamo guardare il canale di Morris Gamer, che trasmetterà la live che stanno facendo il torneo, non so dove perché non me lo ricordo più, anche se me l'hanno detto tipo di papà Maurizio 10 volte, ma non me lo ricordo più dove. Però è un torneo fichissimo di Call of Duty e c'è il mitico Mike, Michele, il mitico Morris e il mitico quell'altro che non mi ricordo, che è comunque bravo anche lui. Che tra l'altro se giocava Marco Drums Games e non doveva andare giù fino, penso, in Basso Italia, che non so se è in Sicilia o in Calabria dove stanno facendo la roba, Giorgio, bravo Giorgio, devi dirgli Mike di iscriversi al mio canale, Giorgio, così, gioco. Sì, domani grande live, sì, gioco, sì. Domani andiamo a vedere il mitico Morris, ok, gioco, e alle 3 venite da me, mi raccomando, perché la cosa importante è che poi venite da me, Calabria comunque, grande, sì, infatti pensavo che era da quelle parti lì, forse le ho dette tutte tranne la Calabria, vero Mike? L'ho detto la Calabria, ah ok, vai tra. No, perché a volte a un certo orario alla sera non mi ricordo più le cose e dopo una birretta fatta subito all'inizio live non credo che sia più fattibile da fare perché non capisco quasi più nulla. Infatti penso di aver scritto tipo 30 volte nella vostra live mitico così a caso, vero Michele? Ma perché devi frenare prima? Vai dentro che ti cambio le gomme. Tanto ormai è andato il giro, non è che si recupera il giro alla fine. Morbide, dai. E non rifornire, tanto no, rifornisci perché sennò tu consumi un botto. E mi raccomando ragazzi, domani mega live di Marco Drums è l'unico inimitabile con il draghetto, quando vedete così il draghetto va tutto bene, se vedete il draghetto infuriato con le fiamme sono cazzi avari, sono caspiti, la benzina costa oro, sì. Hai ragione Michele, la benzina costa un botto, infatti ne faccio un goccio alla volta, se dovevamo fare diesel eravamo rovinati. Roberto, sì. Oh, mega garozza, Sharder e mia moglie Bragali. Guarda Sharder che ha fatto una curva un po' male. E la mitica Bragali la recupera. Recupera. Sono comunque Giorgio è già iscritto. Oh, grande Giorgio. Ah! È super bocò. Oh. Io non ho fatto niente. Sharder si è svampato. Si è svampato da solo, avete visto Sharder che è esploso? Non ho neanche toccato il mio tenuto.
Ah, ok, Super Bocod, grandissimo, grazie Giorgio, ti ringrazio tantissimo, bravissimo, grande ragazzo. Farò tifo per voi, ragazzi, sapete che io con Morris. Tasharder ti ha fatto quella gentilezza di essere svampato davanti a te, poi tutti i giri così. E io seguo sempre il mio amico. Sì. Il mio amico Morris e il mio amico Maurizio. E chiaramente il mio amico Michele. Abbiamo fatto delle live fighissime, andate a vederle ragazzi in registrate, sia su Twitch, che ma tra un po' scompariranno perché Twitch dopo 15 giorni taglia i video, tutte le live sono sul mio canale YouTube, Marco Drums Games Channel. Seguitemi anche su YouTube, seguitemi su tutti i social, io non vedo l'ora di vederlo domani. Hai ragione, gioco. Penso che quando non avranno i tornei, una volta a settimanella almeno, non magari sempre, ma una volta a settimana, io posso giocare col mitico Morris, Michele e magari il mitico Giorgio. A questo punto diventiamo una bella famiglia, eh? Andiamo a fare un bel 4-4 e ci alleniamo insieme, eh? Amico mio, ma, Michele, dai. L'ho visto dal vivo, Milano fa paura. Allora ragazzi, gioco e tutti gli altri, a Milano la Games Week, Marco Drums c'è. Ho visto in live tua e del piccolo Morris. Brava Roby, siamo bravissimi, hai ragione. Io seguo più che altro loro, Io gli do una mano quando così mi imbosco un po', perché loro sono veramente di un altro livello, loro sono professionisti, io sono un dilettante, ma ci divertiamo a giocare insieme, ci alleniamo, Sì, Sharder viaggia. Non regala niente a nessuno Sharder. Quando si mette in pista. Per lui l'unica cosa importante è arrivare primo e non vede neanche che ha dietro una Milady che andrebbe anche a volte fatta passare. No, non è vero. Mia moglie si incazza se dice che bisogna far passare le donne. No, non è vero. È un po' di galanteria ogni tanto ci vuole. Vero ragazze, Roby e cose, ha ragione Marco Drasdi. Ha sempre ragione. Allora, un giorno vincerà di suo, perché Carla si sta comunque, però, senza le parolacce e più calma, amore. Nel senso, quando arrivi con la curva lì devi frenare un po'. Vai sbagliato. E anche qui devi frenare un po'. ragazzi, ecco. No, gioco, domani fanno un torneo, un mega torneo, dove loro tre sfidano altra gente a Call of Duty World. Filbo, ma vieni dentro amico mio. Sei brava cara, grande Filbo, da tempo che non vieni dentro, c'è Filbo amore, grande Filbo, magari sta vedendo. Bravo, sei cotto, sei un bel prosciuttino cotto oggi, grande Filbo. Carla si deve fare la doccia, io devo fare altre 3 ore e 64 di live e tutti quanti che siete dentro dovete star per forza obbligatoriamente dentro con me. È questa la cosa interessante per tutti. C'è Sharder e Lord, Sharder c'è, sta giocando con me, Lord è andato a nanna perché domani ha lavoro e era morto. In poche parole questa la e questa è stata la serata, Salutami Lord, Giuli saluta Lord da parte del mitico Phil. Che è un bel po' di tempo che non viene dentro il live. Grandissimo, mi sei mancato, Sì, Sharderino sta correndo, sta facendo anche delle belle cose. Prima, amico Phil, ci siamo divertiti con la Mazda. Mi ha fatto la livrea, il mitico Sharder, bellissima tra l'altro. E abbiamo fatto 12 giri qui. E lo so, ma appena mi sistemo recupero. Va bene, bravo amico mio. E... Brava amore, hai ragione, ti aspettiamo con calma, tanto sai che le live di Marco Drums Games ci sono sempre e ci saranno per tutte l'eternità, Anche se succederà qualcosa verranno sempre ritrasmesse all'infinito. Ciao Carla, grande Phil. Grande Phil, grandissimo. E gioco ti stavo. Ah Marco, ma stasera non compri niente. Hai ragione Roby. Puoi scegliere la macchina tu stasera, Roby. E io volevo fare il colore viola alla Alfa Romeo
Giulia, che abbiamo comprato ieri sera per la Giulia. E visto che ieri sera ho comprato l'Alfa Romeo Giulia per la Giulia, sportellate sempre, buchiamo le gomme a Charlie. Beh, quello è ovvio, assolutamente sempre, è la cosa fondamentale da fare, quindi bucare e sgonfiare le gomme a, a Charlie prima che parta la gara. E voglio comprare una macchina alla mitica Robby, alla Robby. Sceglie lei un po'. Sapete quando non vi vengono le parole, no? E ripeti 3, 4, 5 volte sempre la stessa roba. Ultimo giro di Carla, ragazzi, No, beh, ma non mi sparire già, troppo lunga l'ultima curva o no? Eh sì, hai ragione. Una macchina che si chiama Roberta, purtroppo credo nel mondo non esista. Però possiamo chiamarla. Che bucate le ruote, era arrivato l'altro. La Giulia c'è perché era chiamata Alfa Giulia. Se no, Roberta, vai all'anagrafe, cambi il nome e fai, non lo so, Giulia o Mercedes, esatto. O ti fai chiamare, non lo so, BRZ. C'è, la macchina c'è, io mi farei chiamare BRZ. Dobbiamo inventarla. O Subaru, ti puoi chiamare Subaru, che non è niente male, eh? Niente male. BRZ, sì. Scusi, anagrafe, sì, vorrei cambiare il mio nome perché sa, per un youtuber che mi deve comprare una macchina. Ah, va bene signorina, BRZ. Sì signorina, guardi, il reparto alcolisti anonimi in fondo alla strada, vada pure là perché penso che ne abbia più che di bisogno. Raga, l'alcolisti anonimi in fondo. Tra l'altro io non ho ancora capito come funziona Twitch, non ho capito come funziona tante cose nella mia vita. Grande Roby! Ah, Roby c'era già prima. Scusa Roby, ho visto dei cani e pensavo che eri entrata adesso. Niente, perso ormai. Oh, tieni il volante! Oh! Quelle icone lì sono bellissime, ragazzi, eh? E queste icone qua sono bellissime. Sono le nuove icone che ho messo e mi hanno provato gli amici di Twitch. Okay. Twitch lo ringraziamo perché è una piattaforma fichissima che ci fa fare un sacco di divertimento e guardate quante icone fichissime ci fa mettere Twitch. E io penso che quando il tipo ha dovuto accettare le nostre icone abbia pensato: queste sono veramente le icone più fighe del pianeta, vero? Te le accetto quando ho visto le mie icone, soprattutto il mio faccione. Dai amore, entra, fai da solo. Sì amore, mi spacchi il joystick, tienilo. No, non è lui che sta solo, se tu lo lasci va al volante, ma devi tenere fermo che mi spacchi su tutto. Poi ci credo che non va un cavolo qua di Bruxelles. Allora, Shaderino, grazie per la compagnia. Andiamo. Quale? Prossimo mese ci saranno delle sorprese, Marco Drans amico. Ok, povera macchina, bravissimo Mike, ma anche povero mio volantino, eh? Il volantino, ragazzi. Senti, sì? No, senti qui che caldo. Senti? Sì. No, come sì? Non avevo mai sentito che scaldava io. La mano lì. No, non ho mai messo la mano, non ho mai accarezzato il mio volante, ragazzi. È una cosa sexy accarezzare il volante. Ditemelo voi e commentate. Ditemelo e commentate, eh? No, pensavo che facevi l'ultima gara. No, Sharderino, dobbiamo andare a comprare la macchina alla Giulia. Alla Robby, scusa. Ah. Sharder, purtroppo la tua sorpresa non era pronta. settimana prossima. Dopo me lo dici cosa fa. Allora. Arriverà la settimana prossima, guarda. Sting Glit, Stinky Glit, ha scritto la Roby, che sono. Ah, sono quella icona fichissima. Allora, vi faccio vedere. Stinky Glit, sì. C'è scritto Stinky Glit. Ti faccio vedere la livrea, amore, guarda. La birra fa male. Sì, effettivamente domani non la bevo, ragazzi. Guarda che bella. Raga? Anche questo colore fa. Un'altra settimana, amigas. Ok, aspetta, guarda Phil, guarda che icona. Ancora, davvero, guarda. Guarda che macchina che mi ha fatto Phil, il mitico Sharder oggi, eh. Guarda che mezzo. Ragazzi, io sto cercando di creare il Marco Drums Team Racing,
per correre tutti insieme, e le macchine avranno le livree Marco Drums Games, poi con ognuna il vostro nome. Questo devo ringraziare l'amico Sharder che ha detto di sì al mio progetto, sempre più bravo, bravissima, sì, bellissimo, è vero, una cosa incredibile. C'è anche il nome della mitica Giulia dietro, guarda, Giulia, vedi? Giulia. Sì. E Marco Drums Games live on Twitch, bellissimo ragazzi. Se vi faccio vedere la prima livrea che ho fatto io, ragazzi, no, voi vi mettete a piangere, no, non è neanche da ridere, ma è proprio uno schifio rispetto alle livree che ci fa Sharder. Tanto per, prima di andare a comprare la macchina, vi faccio vedere le livree e la bravura di questo ragazzo, che ogni macchina fa una cosa diversa. Ogni macchina ci mette il suo e fa una cosa diversa. Bella, bella. Hai il tuo stile, perché io lo vedo lo stile di Sharder, eh? È una cosa che si vede. Oh, dovevi far vedere mio fratello, leggeva Flamengo. Dovevamo farlo vedere tuo fratello. Magari tuo fratello è ancora dentro. Può essere. Marcello, poi vedete. Comunque sto facendo tutti i video, li posto su YouTube e poi gli passi il video a tuo fratello, così in più mi dà anche una like e una view. già non fanno male le view. Ragazzi, andate a vedere anche il mio canale di YouTube, dove posto tutte le cose fichissime. Bravo ragazzi. Stupenda, Marcello. Sì. Vedi, bellissima. No, vi volevo far vedere l'altra, poi andiamo a comprare la macchina, la Roby. Come si dice? Poi c'è anche questa. Guardate questa, cioè ogni macchina è veramente un qualcosa di... Sì, Sharder, bravissimo. Ti devo commissionare altri lavoretti, altri lavoretti. Scusami, ma tanti lavori, tanti... La mitica macchina Maurizio, la Morris, la mitica macchina Lord, un'altra macchinina Carla, perché ne fate solo due, lei poverina, poi dopo si mette a piangere. Povera Carlina. Capolavoro, sì. Questa, poi questa è bellissima, questa mi piace tantissimo, è... tranquilla, pulita, capolavoro, davvero, ha ragione la Robby, quando uno c'ha ragione, guardate questa ragazzi, cioè, ognuna è qualcosa veramente di particolare, veramente, veramente tanta roba. I prossimi video girali su WhatsApp, che ti faccio un video introduttivo se vuoi, i prossimi video girali su WhatsApp, come faccio a girarti i video su WhatsApp? Va bene, ne parliamo su WhatsApp, grazie. Assolutamente sì, voglio un video introduttivo fatto dal mitico Phil, che sei il commentatore ufficiale del canale di Marco Drums Games Channel. In cambio basta che gareggi un po' con me, oggi visto che devi prendere l'auto a Giulia, sei perdonato. Ok, no, in realtà amico Sharder hai sbagliato, perché la macchina devo comprarla alla Roberta, alla Robby. Sì, assolutamente sì, giochiamo online perché prima di tutto mi diverto, e secondo diventiamo bravi perché noi siamo un team. Siamo un team. Questa è la macchina di Sharder, ragazzi. Sì. Piacermi, buonanotte, ci vediamo domani, ci sono. Ok, grazie Giulia, ci vediamo domani. Non stai a vedere la macchina che compro la mitica Robby, però va bene, grazie, ciao Giulia. Questa qui è la macchina di Sharder, proprio la sua. Sì, adesso andiamo a comprare la macchinetta della Giulia, della Robby. Mamma mia. Giulia, state dicendo troppe volte Giulia e io leggo e mi imbroglio. C'è anche la macchina, allora questa è l'Alfa Giulia della Giuli, che è un rottame, però vabbè, ci sta. È costata 8 milioni e mezzo, raga, quindi diciamo che insomma, mi è costata un occhio della Giulia. Allora, vediamo un attimo se hanno messo qualcosa, battute incredibili sul Marco Drums Games, c'è l'Alfa Romeo 155, potrei comprarne un'altra, vabbè, va. Anche no, Beh, ma ce l'ho. Devo fare la doccia. Ce l'ho già. Sì, amore mio, vai tesoro. Se no aspetti 10 minuti, finiamo, compriamo la macchina, la mitica Robby, poi andiamo a fare una doccia insieme, no? Ma che macchina devi comprare, Robby? Non lo so. Allora, stavo vedendo se c'è qualcosa di usato, ma non c'è niente. Allora, Robby, Robina, Robetta. Brand Centra, che macchina vorresti avere? Allora, facciamo così per gradi, così lo facciamo. America. Europa o Asia Pacifico? Dimmi tu. Beh, Asia Pacifico scrivi solo Asia, non è che devi stare Asia trattino Pacifico. Ok, ragazzi, amici, amiche, aspettiamo. BMW. Ah, vai subito sulla marca preferita. Allora andiamo sulla BMW. Subito, Robby. Brava, mi piace così. Bella. Allora, se vedi
Il libretto sull'angolino a destra, vedi dove c'è i soldi, CR 49.000, c'è un librettino blu, vuol dire che ce l'ho. Se per dire ce li abbiamo tutte o la macchina che ti piace proprio te al librettino blu, andiamo a cambiare la livrea e corriamo con la macchina che ti piace. Eh sì, infatti, mi sa di sì. Le BMW mi sa che ce le ho tutte. No, questa no. Oh, questa no. Questa sì. Questa no. No. Questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho. Allora, amica mia, c'è la M4 GR4, la Safety Car, la M4 Safety Car o la M4 del 2014? Quindi facciamo una, due o la tre. Okay? Allora, uno, due, la Safety, la rossa, ecco, quella che costa di più. Grazie, amica mia. Qua c'è solo il colore rosso. Allora, non è vero, c'è... Vai, allora, Roby, scegli. Rosso, giallo, blu, beh, carino sto azzurro, da femminile, grigio o nero. Vai, Roby. Diamogli il tempo di scegliere, tanto tranquilla, però grazie che mi hai fatto spendere di più, eh. Non vorrei prendere quella, blu. Quella che costava poco, non è amica mia, no, 350.000 eurozzi di Marco Drams. Wow. Bella. Questo dobbiamo chiedere a Sharder di mettere il nome di Roberta. Hai ragione, amore mio, dammi il 5. Che questa è di Roby. C'è anche la R nell'adesivo. Hai ragione. Dai, poi dopo chiediamo all'amico Sharder quando ha un attimo di tempo. Ormai Sharder deve fare gli straordinari. Così corriamo con quello. Fallo spendere, Roby. Sharder, bisogna fare una bella livrea alla Roberta anche, eh? Dai. Grazie Carla. Passo questa macchinina, così corriamo. Sì. Così corriamo con la M4 GR4, che è un po' una schifezza, però va bene. Non è una schifezza perché è molto bella, e poi la macchina della Roberta. Però è una schifezzina perché non va una sega. Provala. Dai che te la prova la Carla. Madonna ragazzi, che serata, che live. Grazie Marco Drums Games, prego Roberta, ma è stata anche merito suo, anche la Macarlina. Allora andiamo a farla in Monza, perché sapete che le macchine noi quando le compriamo le andiamo a provare a Monza, eh? E infatti fatta da me diventa uno splendore, bravissimo. Facciamo una sorpresa alla Roby. Allora non ti sappiamo dire il quantitativamente in quanto tempo te la fa, appena torno voglio pure la mia, faccio un video. In cambio faccio un video. Va bene, Phil. Allora, Sharder. Ai, amico mio. Anche la bella macchinetta a Phil come Marco Drums Games Racing Team. Dai, facciamo una cosa fichissima, così quando corriamo insieme abbiamo tutti la macchina strafichissima. Comunque non è male, Roberta. Hai scelto bene. Hai scelto una bella macchinina. Sì. Vabbè. Girare qua, guarda la sedia. Smettila! No, ma io la realtà! Ma che bella la macchina! Sì, è bella Roby, è bella, è bellissima! Eccola qui, va come tampina bene gli altri! Va come sportella! Assolutamente sì, amico mio! Assolutamente, sai che lo facciamo sempre le garette online! Sì. No, è bella, ci sta Roby, veramente io avrei fatto così, Roby avrebbe fatto così, via tutti, mezza carrozzeria andata, ok, ti servono lì, oh, c'era un gatto, io ho visto un gatto in strada, amore, brava, sei uscita fuori per non stirare il gatto. Scusa Roby, ce la facciamo, arriverò qui. Allora Roberta, come ti piacerebbe avere la macchina? Allora, amico mio Sharder, azzurra, lasciamogli il colore di fondo. Sì, così, il colore di fondo. Il colore di fondo. Mina. Mina. La lei Mina. È una donna, quindi... Rosa ci sta. Mina. Che colore ti piace Roberta? Che così l'amico Sharder... così l'amico Sharder comincia già stanotte invece di dormire a elaborare le varie... Sì, Sharder è ormai è il livreatore ufficiale di Marco Drums Games Channel, amici miei. Livreatore ufficiale. Phil è il commentatore e filmatore. Sì, tanta roba. Bianca e blu.
su sfondo azzurro va bene, bianco e blu, bianco e blu, minchia, bianco e blu penso che è la cosa più difficile da fare in tutta la vita. La carriera di sì, Charver. In tutta la carriera di Charver. Hai un... il rosa non mi piace molto. Ah, bene, la prima ragazza che non gli piace il rosa al mondo. Va bene, ci sta, ci sta, ci sta. Charver, capito? Metti tutto nella tua memoria e stanotte fai qualcosa. Sì, sì, ho fatto due giri. Perché? Quante ne volevi? Come uno, ma che gara è di un giro? È una speed, devi frenare però. Per fortuna è commesso facile, se no eri passata tre volte solo con questa frenata, eh? Poi il rosa è esclusivo della Carla. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Questa cosa mi piace. Questa cosa mi piace, questa cosa mi piace. Con la sua macchina, ragazzi, TV. Bellissima, bellissima, bellissima. Allora, la M3 è trazione posteriore, fai un po' fatica, non devi prendere i cordoli, però sì, è fattibile. Beh, ma qui non è neanche il Nürburgring che c'ha i cordoli così. Io pensavo che andavo fuori a prendere le primule. A prendere le primule nel ghiaietto. Grande Charger Design, è vero, abbiamo... la fortuna di avere Charder che è veramente bravo, il livreatore è proprio una persona squisita che si mette dietro anche a farci i lavori, ragazzi, e perde veramente del tempo per noi, quindi grazie Charder. Abbiamo Morris che è bravissimo e poi è veramente veramente un grande anche lui, ci divertiamo, ridiamo, scherziamo, grandissimo Michele, grandissimo Phil, Bruschetta, Bimax, Maurizio, grande Maurizio, amico mio, grandissimo. La Roby, Lord, oh, una community pazzesca, ragazzi, il mitico, io che non mi ricordo i nomi, ragazzi, già che mi sto ricordando tutti i vostri nomi è sintomo che vi voglio tanto bene, il mitico Phil, il mitico Kevin, che stasera non c'è, devo anche indagare perché, l'amico mio non c'è, e ragazzi, comincia il caldo, comincia il caldo e cominciano... Vittoria! Mike, grande! Bravo amore mio, dammi 5! Sì, della macchina di spostamento. Il mitico. Manuel, chiaramente. Poi quando posso la proverò su Rava. Bravissima! Allora, vediamo il replay, ragazzi, sono già le 11 e un quarto. Sì, beh, dai, vediamo il replay, salutiamo e ci vediamo domani alle 3 del pomeriggio. Oh, guardate qui la morta di sonno, mamma mia, questo cagnolino ci farà tutta la notte a dormire, tutta la notte. Guarda, che altro dopo le sporterate la grana. Anzi, guarda dove l'ha buttata, oh. Ok, domani garetta, guarda, domani garetta, con calma, si è accomunicato tantissimo. Esatto, bravissima Roby, c'è la coda. Guarda, boom, attenzione, attenzione, ho fretta, devo andare a prendere il pane. No, per ultima no, piuttosto lascia stare quella di Marco Drams, per ultima no. Però adesso deve lavorare un po' l'amico mio, l'amico Charlie, grande, grande Roby. Adesso chiamo Kuzuyaki e gli scrivo che deve dare i soldi a Sard. No, sarebbe carino. Sarebbe una cosa figa, sì, sì. Fai, insomma, sì, sì, no, quello è meglio. Il consiglio prova altre piste. Sì, 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 amico mio. La macchina avendo una carrozzeria sempre non sarà difficile. Infatti, penso che non ci metta neanche tanto, per quello che Roby ce la farà, non in tempi lunghissimi. Marco, daglieli tu. Se stai parlando di soldi, io mi dissocio dalla catena. Anche perché, guardate Olivia, ragazzi, è completamente morta.
Madonna ragazzi, guardate Olivia. Guardate mortina di sonno. Ha fatto fare 10 km al cane, raga. Ma dai, poverina. Ma era tranquilla lei. Muore. 6 km di camminata e 4 km. Chissà, come sei fatta, Madonna? Ma sei stata bravissima. Con che farmi? Magari se si potevano passare li passavo volentieri, che non si possono passare. Aspetta, grandissimo Maurizio! Vediamo cosa ha scritto. Vediamo un attimo, Mauri. Buonanotte Roby, buonanotte ragazzi, sto vedendo Mauri, ma non riesco a capire. Ah, ok. Allora ragazzi, notte Phil, notte Roby, notte Sharder, notte amico mio Maurizio, notte Morris, domani vi aspetto alle ore 3, Gran Turismo 7, nuove livree, nuove gare online, spacco pure io, aspetta che è stato forte quello che ha scritto, spacco pure io, le gomme, le macchine, che cosa? Notte Bragali. Notte, grazie a te Roby. Allora, noi ti aspettiamo dalle 3 alle 6 e dalle 9 in poi, Roby? Se puoi, quando puoi, ti vediamo. La livrea non so se spacciarne ce la fa. Noi abbiamo il torneo alle 14. Lo so, amico mio Morris, io ti guardo, io alle 14 ti guardo. Ti guardo e vi porto fortuna e vi porto la simpatia e la forza di Marco Drums Games Channel per vincere il torneo. Morris deve vincere il torneo. Devono stracciarli, bisogna massacrare. No, beh, non esagerare. Grande Morris, domani io ti manderò un WhatsApp di incitamento, farò un WhatsApp dei miei fighissimi di incitamento a Morris per dargli quella spunta in più per massacrare tutti. Però ragazzi, è un videogioco, non si massacra nessuno, ok? Si fa solo per divertimento. Quindi do un in bocca al lupo grandissimo a Morris per il torneo, al grandissimo Michele, al grandissimo Giovanni, Giancarlo, Giuseppe, Giorgio, al mitico Giorgio, che si è anche iscritto al mio canale, quindi grazie Giorgio, grandissimo. E poi, amico mio Maurizio, dobbiamo, quando non hanno le live e i tornei, dobbiamo allenarci, io, Giorgio, Michele, no, chi cazzo, sì, io, Giorgio, Michele, Morris, ok? Ok Maurizio, devi organizzare. No, la televisione è andata su un'altra cosa, mo dammi il codice. Perché Google mi cambia i canali? Tra l'altro Maurizio Battista è pure bravo, dopo me lo guardo. Scusate, che non leggo niente perché la televisione. Grazie Maurizio. E faremo delle mega live, ok, di allenamento. Io, il mitico Morris, Michele e Giorgio, giusto? Giorgio, giusto. Ok ragazzi, allora mi raccomando di andare tutti sul canale di Morris-Gamer domani su Twitch, che è il nostro amico, lo vedete anche in chat, Morris-Gamer-FPS, ok amici miei, voglio che andate sul suo canale a vedere la mega live che farà domani, perché fa una mega concorso, no non fa il concorso, fa una gara, no, una gara. E andiamo a vederlo tutto da live, ci trasmetterà tutto su Twitch o su Instagram, adesso poi non so il mitico Maurizio dove trasmetterà, però sarà una cosa fichissima e sarà il primo di tanti che farà il grandissimo Morris e che trasmetterò anch'io, però non so come trasmetterlo, quindi al massimo lo commentiamo dopo nella mia live. Vi ringrazio, un saluto, un abbraccio, buon venerdì sera a tutti perché non è ancora finito. La maggior parte delle persone giovani inizia adesso il venerdì sera. Olly è veramente distrutta, vedete qui i piedini che vanno proprio. È andata ormai, perché ha fatto 10 km con la tua mamma. E
vi ringrazio tanto per la serata. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale. Se siete iscritti, se volete fare un abbonamento, grazie mille, così potete supportare il Marco Drums Games e il grandissimo, grandissimo Volantino. Grazie a Carla, grazie a Olivia e grazie a Roberta che ha mandato questo mega polipo che è veramente fighissimo, vero? Ok ragazzi, io ho perso anche gli ultimi perché non mi viene in mente più niente. Grazie a tutti, buona serata, buonanotte a tutti, ci vediamo domani alle 3 del pomeriggio e alle 2 collegatevi tutti con l'account di Morris Gamer che farà una mega live strafichissima. Dopo Morris Game vedete tutti da me, ok? Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao amici, ciao amiche e ci vediamo domani, corridori e non mi viene in mente altro, comunque non fate arrabbiare il draghetto perché se si arrabbia sono cazzi per te. Ciao a tutti, ciao amore mio, fate a tutti, vuoi un bacino col tuo Olivia? Vuoi un bacino col tuo amore? La vedete? No, perché c'è il volante. Guarda qui. Guarda qui Olivia. Ma la vedete Olivia? Ma chi è che sta meglio di un cagnolino come Olivia? Eh? Ma chi è che sta meglio? Ciao ragazzi, ciao ragazze. A tutti, a domani. Buonanotte, buonanotte. Buonas noches a tutto il mondo.